invece Cristore che attaccherà da destra verso sinistra con maglia arancione, pantaloncini blu notte. Intanto calcio d'angolo conquistato per il Dragon City. Verrà battuto in questo momento da destra con, da sinistra con il destro. Palla messa fuori da Trani, il tiro del numero 37. Foffi, primo squillo Dragon City. E ancora Vennarini per Tolli. Cardarelli dall'altra parte, c'è Carnevali dentro. Conquistano un calcio, una rimessa laterale. Touche che verrà battuta da Vennarini. Cerca e trova Carnevali, ma la spunta il numero 25. E c'è il gol di Samuel Tolli. Aprono così le marcature dopo 5 minuti. Il... ma non ci riesce. Palla per Trani che sventaglia verso Galatà. C'è Risa che chiude, ottima la chiusura del difensore in maglia 34 che condivide il reparto con il numero 37 Foffi. Galatà ancora punto di riferimento dell'attacco del Cristo Re, ottimo il tacco per Librandi che la mette in mezzo, palla che va fuori, era un tiro cross del numero 2, squillo anche del Cristo Re. Costi la doppietta. Fabri non riesce a prendere al meglio il pallone, palla che va fuori, spazzata dal Cristo Re. 11 minuti sul cronometro, 1-0 Dragon City che attacca con Foffi per Tolli sulla destra che cerca di alzare lo sguardo per Cardarelli, palo e c'è il gol del numero 18 che ringrazia l'assist di Tolli. Matteo Cardarelli, 2-0 Dragon City. Galatà per Fabri, ancora il numero 9, coperto da Tolli che è in stato di grazia in questa partita. Ottima la chiusura di Cardarelli per Carnevali, passa a Tolli che può provarci il tiro di Tolli che va fuori di pochissimo. Vicino al 3-0 il Dragon City con Samuel Tolli. Una rimessa laterale, verrà battuta da Villoresi per Galatà, cerca di andarsene da Foffi. Non ce la fa Foffi per Tolli, c'è Carnevali vicino, viene lasciato il pallone, però il numero 17 che tira e c'è purtroppo l'autogol di Alibrandi. 3-0, ma il gol viene dato a Lorenzo Carnevali. Cardarelli con il sinistro da destra cerca di risistemare la palla che si muove in continuazione, lo batte adesso il calcio d'angolo, c'è Carnevali che aggancia, può girarsi e metterla quantomeno in mezzo, tira contro Villoresi e Romani, ancora Carnevali, poi Costantini cerca di andarsene dalla pressione di Villoresi. Intanto finisce qui il primo tempo, duplice fischio del direttore di gara, Dragon City 3, Cristo Re 0. Consigli e Cristore Bianca, partita che è iniziata, anzi secondo tempo che è iniziato, Dragon City 3, Cristore 0, Fiuggi, partita che vede affrontarsi Dragon City e Cristore Bianca. Dragon City che dovrà giocare la prossima contro l'HSC che aveva già vinto la prima partita contro il Cristore per 5-1. Intanto tira Vennarini, la parata di Trani, ma intanto ci prova con il tap-in il numero 18 Matteo Cardarelli, doppietta per lui e 4-0 per il Dragon City che la tocca, ma Mattia Costantini se ne va via, è solo contro Poggi che però riesce a prendere il pallone allungato proprio dal numero 16 del Dragon City. Riparte Trani per Alibrandi, sono di più le maglie arancioni. Intanto il tiro di Alibrandi e c'è il gol del 4-1. Il Cristo Re Alibrandi con il numero 2 si trova davanti alla porta e la tenta e la mette dentro. Romani non riesce ad agganciare il numero 11, si riparte dal centrocampo per il Cristo Re con Alibrandi pressato dal numero 16 Costantini, poi spazza Alessio Risa,
Fabri perde il pallone, recupera Carnevali, però non riesce ad andare avanti. Audace Romani, passa da Librandi, il tiro di Librandi, palla che va fuori del gironcino che vedrà affrontarsi Dragon City e HSC. Triani, un minuto decretato dal direttore di gara. Palla tra le braccia di Rocco che manda avanti per Tolli, viene presa di schiena da Poggi, intanto il tiro di Carnevali, palla che va fuori. Trani per Ali Brandi, si fa vedere vicino Fabri, nulla da fare, riparte il Cristo Re, 35-36 complessivi in questa seconda gara. Galata che è rientrato da poco, il tiro di Galata, la parata del guardiano della porta del Dragon City di Rocco, quindi 4-1, pochi secondi dalla fine, tira calcio d'angolo Salmeri e finisce qua questo secondo incontro, Dragon City 4 Cristo Re 1. Dragon City che adesso affronterà l'HSC. Di noi